Diana, fammi vedere una cosa. Cosa c'è qua? Aspetta. È mio! Che profumo queste fragole, mamma mia! Ne prendiamo 400 grammi, andiamo a rimuovere le foglioline. Diana, che cosa ci preparerai oggi con le fragole? Già che ha le fragole, mi piace. Vedrai, vedrai, ti stupirò. Oggi una ricetta freschissima, che più fresca di così non si può. Ora vado a tagliare le fragole a pezzettini dentro un contenitore. Le fragole in un contenitore? Cosa fai? Le cuoci là dentro poi? Ma che cuoci? Questa ricetta proprio non ci va a cottura, quindi no. Una volta tagliate le fragole, vado a mettere il coperchio e vado a metterle nel congelatore. Ora prendo un ananas bello maturo, vado a pulirlo, quindi taglio le due estremità, taglio anche i lati, la buccia. Ma tu lo sai pulire l'ananas? Certo che lo so pulire. Ma sì? Ah, la prossima volta lo fai tu. Ok. Mi raccomando, non togliete troppa buccia, eh? Però toglietene abbastanza da poter rimuovere anche questi puntini neri. Poi andiamo a rimuovere se ce ne sono ancora rimasti. Ah, la buccia, ragazzi, non buttatela, perché potete fare una bevanda buonissima. La fate bollire per circa un quarto d'ora in una pentola con mezzo litro d'acqua, poi la lasciate in infusione coperta per circa una decina di minuti, poi filtrate, ci mettete dentro del lime o del limone se vi piace e magari del miele per addolcire, ed è buonissima, provatela. Ora taglio l'ananas a metà, poi ancora una volta a metà. Vado a rimuovere questa parte dura con il coltello, così. Ora taglio l'ananas a pezzetti, un po' come ho fatto con le fragole prima. Vado a mettere l'ananas tagliato in un contenitore. Speriamo ci stia tutto, vediamo, sì. Chiudo e metto anche l'ananas nel congelatore. Dobbiamo lasciare entrambi, sia l'ananas che le fragole, per almeno tutta la notte nel congelatore. E ragazzi, è passata una notte, ma prima di tirare fuori la nostra frutta dal congelatore, vi chiediamo come sempre il vostro immenso aiuto, supportateci con un mi piace a questo video e condividete il video anche, mi raccomando, in questo modo ci date una mano enorme, per noi è importantissimo far conoscere a più persone ciò che facciamo e le nostre ricette, quindi grazie. E vi aspettiamo anche su Instagram, seguiteci, ci chiamiamo Diana e Alessio. Prendiamo le fragole, cominciamo con loro, le lasciamo a temperatura ambiente una decina di minuti, così possiamo toglierle un po' più facilmente, e poi con il coltello andiamo a staccare le fragole. Blocchi di fragole, non una per una, non è importante. Una volta fatto ciò, prendiamo un frullatore, io sto usando quello con le lame S, e vado a mettere le fragole all'interno. Adesso hai capito cosa stiamo facendo? Credo di sì, dai, credo di sì. Sicuro? Sì, sì. Okay. E voi invece l'avete capito? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Poi io aggiungo anche della menta. Qui ho due rametti. Se non vi piace la menta, potete tranquillamente ometterla. Aggiungo anche un cucchiaio di miele. Ragazzi, guardate che bei colori che ha questa ricetta, vero Diana? Bellissimi, i colori estivi proprio. E ora, indovinate un po', andiamo a frullare. Controlliamo la consistenza, ragazzi. Che meraviglia! Allora, frulliamo ancora per proprio 10 secondi. Guardate che cremosità! Incredibile! Vi presentiamo il sorbetto alle fragole. Ma ragazzi, wow. Qual è il vostro gusto preferito di sorbetto? È vero, noi oggi ne abbiamo fatti solo due gusti, però in realtà, ragazzi, c'è da divertirsi proprio con qualsiasi tipo di frutto. Ora chiudiamo, rimettiamo nel congelatore. Ora prendiamo l'ananas e lo mettiamo nel frullatore. Anche qui, mi raccomando, fatelo riposare circa 10 minuti a temperatura ambiente, così riuscite a staccare bene i pezzi d'ananas. E direi che possiamo frullare in due fasi, perché se ne mettiamo troppo adesso, poi la parte sotto si scioglie troppo in fretta, quindi non vogliamo questo. E adesso aggiungiamo anche un cucchiaio di miele, anche qui. Il miele, oltre a rendere il sorbetto dolce, lo rende anche molto molto cremoso. Adesso abbiamo finito il miele. Poi dopo andiamo a comprarlo, dai. E vado a frullare. Andiamo a controllare. Ci siamo. Dobbiamo frullare ancora perché ci sono ancora pezzi di ananas. Ragazzi, guardate che cosa è venuto. Questa ananas ha una cremosità proprio incredibile. Guardate qua. Wow. Proprio un gelato, proprio fatto in casa. Senza gelatiera.
Esatto, bravo. Mettiamo nel contenitore. Guardate ragazzi, è gelato. Sembra gelato più che sorbetto. Esatto. Sei pronto? Prontissimo. Andiamo a creare, wow, la nostra coppetta di sorbetto. Sorbetto barra gelato, direi. Guardate che consistenza che ha questo sorbetto. Ora la fragola. Mamma guardate, mia. Guardate, guardate. Ragazzi, ma tutto questo gelato chi se lo mangia? Diana, te lo mangi tu? Bella domanda. Io non aspetto altro. Vai, Diana. Mamma mia, la cremosità di questo sorbetto barra gelato. E diteci anche qui sotto qual è il vostro gusto preferito. No, ananas in assoluto.